Sento il tuo camminare. Ti muovi fra il tuo popolo, donando libertà. Io so che tu sei qui. Secondo libro ai Re,
capitolo 6, dal verso 8. E come sempre a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, la nostra ubbidienza. E questo popolo come risponde? Mentre il re di Siria era in guerra contro Israele, consultandosi con i suoi servi, disse: il mio accampamento sarà nel tal posto. Allora l'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele: guardati dal trascurare quel tal luogo, perché vi stanno scendendo i Siri. Perciò il re di Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio gli aveva indicato e di cui l'aveva messo in guardia. Così egli mantenne in quel luogo vigilanza, e ciò avvenne non una o due volte soltanto. Molto turbato in cuor suo per questa cosa, il re di Siria convocò i suoi servi e disse loro: non sapete dirmi chi dei nostri parteggia per il re di Israele? Uno dei suoi servi rispose: nessuno, re mio signore, ma Eliseo, il profeta che è in Israele, fa sapere al re di Israele perfino le parole che tu dici nella camera da letto. Allora il re disse: andate a vedere dove si trova, perché lo posso mandare a prendere. Gli fu riferito: ecco, si trova a Dotan. Così il re vi mandò cavalli, carri e un grande esercito. Essi giunsero di notte e circondarono la città. L'indomani il servo dell'uomo di Dio si alzò al mattino presto e uscì. Ed ecco, la città era circondata da un esercito con cavalli e cavalieri. Allora il suo servo gli disse: ah, cosa faremo, mio signore? E gli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Poi Eliseo pregò e disse: o Eterno, ti prego, apri i suoi occhi perché possa vedere. L'Eterno allora aperse gli occhi del giovane e questo vide. Ed ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco, tutti intorno ad Eliseo. Come i Siri scendevano verso Eliseo, questi pregò l'Eterno e disse: ti prego, colpisci questa gente di cecità. Ed egli li accecò secondo la parola di Eliseo. Allora Eliseo disse loro: non è questa la strada, non è questa la città. Seguitemi e io vi condurrò dall'uomo che cercate. Quindi li condussi in Samaria. Quando giunsero a Samaria, Eliseo disse: o Eterno, apri loro gli occhi perché vedano. L'Eterno aperse loro gli occhi ed essi videro. Ed ecco, si trovavano dentro Samaria. Quando il re di Israele li vide, disse ad Eliseo: padre mio, li devo uccidere? Li devo uccidere? E gli rispose: non ucciderli. Uccideresti forse quelli che hai fatto prigionieri con la tua spada e col tuo arco? Metti loro davanti pane e acqua, affinché mangino e bevano e poi ritornino dal loro signore. Allora egli preparò per loro un grande banchetto. Dopo che ebbero mangiato e bevuto, li congedò ed essi ritornarono dal loro signore. Così le bande dei Siri non vennero più a fare incursioni nel territorio di Israele. È un bellissimo brano, che una storia, una parte della storia di Israele, che torna a noi per esempio, un esempio sempre a motivo spirituale per la nostra fede. Voi sapete che il popolo di Israele rimane ancora quello che è stato il primo popolo di Dio. E quante volte abbiamo detto: noi siamo contrari alla dottrina della sostituzione. Riteniamo che il popolo di Israele è sempre stato il primo popolo che Dio si è scelto, e sappiamo che Dio è geloso, Dio non vuole interferenze. Noi ringraziamo Dio e ringraziamo Gesù Cristo, il Signore, che è venne per il popolo di Israele primitivo, ma poi per grazia ci ha dato l'opportunità che da olivastri siamo stati innestati nell'olivo e siamo oggi anche noi popolo di Dio. Lo siamo? Lo siamo? Lo sono tutti coloro che hanno accettato il lavacro del sangue di Gesù, purificati dal sangue di Gesù, e hanno accettato come personale salvatore e redentore. Solo Gesù è il Signore. Vogliamo dirlo insieme? Solo Gesù è il Signore. Amen.
E non ho parlato di denominazioni, non parlo di nome di chiese, perché nessuna chiesa salva. La salvezza viene esclusivamente attraverso ciò che poco fa ho detto e ripeto. La salvezza viene attraverso Gesù Cristo, accettandolo, ricevendolo nel proprio cuore, sapendo che non c'è altra salvezza al di fuori di Lui. Soltanto Gesù è il Salvatore. Ciò lo dice Lui stesso attraverso la sua parola, la parola di Dio, la Bibbia. Amen. Gloria al Signore. Beh, l'episodio che abbiamo appena letto è motivo, ho detto, di meditazione, ma anche motivo di insegnamento. Quante guerre ha avuto il popolo di Israele? Ancora oggi. Non è che questo popolo sia tranquillo, sta sempre in prima linea, ha avuto sempre una serie di grossi problemi, per non parlare delle sofferenze che queste guerre hanno portato e anche le persecuzioni che hanno ricevuto. Non è che siamo dimenticati dell'Olocausto, dei milioni di ebrei che sono stati messi a morte dal regime nazista, da quello spirito maledetto di Hitler che ancora è sulla faccia della terra. O pensate che se ne sia andato? Che questi sono spiriti infernali. Una volta prende il nome di un dittatore, un'altra volta prende il nome di un altro dittatore, perché fin quando non sarà giunto quel giorno in cui Gesù rimetterà i piedi sul Monte degli Ulivi e ancora sarà colui che governerà su questa terra per 1000 anni insieme a coloro che gli appartengono e a quelli che saranno trovati fedeli, ancora Satana è ancora libero di poter fare quello che sta facendo e lo sta facendo in maniera sempre più intensa. Sappiamo, fuochi di qua, fuochi di guerra di là, fuochi di guerra dall'altra parte. E non soltanto, sangue che si versa, non so quanto sangue sta ancora assorbendo la terra in questi tempi. È vero o no? È così? Non è? Voi conoscete tutte le notizie, forse qualcuno le conosce ancora meglio di me, chi ha più tempo ne potrà leggere, ne potrà sentire. Gloria al nome del Signore, però sappiate una cosa, che anche lo Spirito Santo è all'opera. Lo Spirito di Dio è all'opera. Perché prima o poi ci sarà una manifestazione oltremodo potente che interesserà tutto il mondo e soprattutto interesserà quei cristiani che ancora con fedeltà e ancora con costanza non sono stati corrotti dal presente secolo e si adoperano, io spero che fra questi ci siamo ancora noi, si adoperano per poter intercedere per gli altri. Avrete notato come è stata importante la preghiera di Eliseo. Chi era Eliseo? Lo sapete bene, il discepolo di Elia, colui che fece una richiesta eclatante, una richiesta particolarmente importante. Ricordate Elia, sì? Elia fu un grande uomo di Dio. E quando diciamo grande uomo di Dio, non intendiamo elevare la creatura umana. Si è grande perché Dio è estremamente grande. È vero. Grande nel Signore, la grandezza di un uomo di Dio è una grandezza in rapporto a quello che è l'immensità del Signore. Perché? Perché Elia fu veramente un servo fedele, un servo in cui Dio se ne usò in maniera meravigliosa nello stesso popolo. E Eliseo, ricorderete che quando arrivò il momento che Elia si doveva dipartire e lui ne aveva avuto conoscenza, che il Signore non se l'avrebbe chiamato come chiama tutti gli esseri umani che lasciano su questa terra la parte dell'involucro esteriore, ma lo avrebbe chiamato in una maniera particolare, l'avrebbe chiamato completamente nel suo essere trino, corpo, anima e spirito. E sappiamo che non vuole lasciare questo suo maestro, questo profeta, questo padre spirituale, perché lo chiama padre, come il re di Israele chiamò padre ancora Eliseo, e a questo punto cosa fece? Si mise alle sue calcagna. Sappiamo quante volte, quanto mi piace ricordare, e in questo possiamo vedere la figura di Elia, ma possiamo vedere subito anche la figura di Eliseo, quando mi piace ricordare quando Elia cercava di convincere Eliseo a rimanere dove si trovava. Eliseo, io devo andare a Gilgal, rimani qua. Quanto è vero che l'anima mia vive, io non ti lascerò. E poi provavo dall'altra parte e la risposta era sempre quella. Quanto è vero che l'anima mia vive, io non ti lascerò.
Signore, fa che i fratelli si amano in questa stessa maniera e che la fedeltà ministeriale sia allo stesso livello. È vero che siamo nel Nuovo Testamento, ma lo Spirito del Signore, anzi, è ancora più operante nel Nuovo Testamento. Alleluia! Amen! E vediamo questa fedeltà arriva al punto tale che Elia ormai conosce, dice, e mo me lo tolgo più da addosso. Si è attaccato e si è attaccato a me in una maniera indissolubile. E allora prova a fargli una promessa, a dirgli qualche cosa che lo può rincuorare, perché lui sapeva certamente che il momento del distacco sarebbe stato un momento traumatico. Comprendete, vero? E io penso quando ci si ama nel Signore, ci si stimi, quando c'è una certa separazione, è una separazione poi che non è che dura un po' di tempo, ma era praticamente una separazione fino ai tempi in cui sarebbe stato chiamato anche l'altro soggetto, era traumatico aver vissuto del tempo, essere prima chiamato e poi vissuto del tempo con questo servo di Dio e poi improvvisamente staccarsi sarebbe stato veramente qualcosa di difficile, di traumatico per Eliseo. E a questo punto cercò qualche cosa per compensare una sua eventuale richiesta. Eliseo, hai capito, io me ne devo andare. Il Signore mi chiamerà. Cosa vuoi? Cosa vuoi che io possa fare? Voglio una doppia porzione del tuo spirito. Gli fece una piccola richiesta. Una doppia porzione del tuo spirito. Al che Elia rimase particolarmente perplesso, perché capì che non era sua, in sua facoltà poter fare poi questo. E dipendeva da chi? Dal Signore. Nessuno di noi può trasferire doni spirituali, doni ministeriali. E sappiamo che questo compete a Dio, e oggi con la conoscenza che abbiamo della parola di Dio, i doni li dà lo Spirito Santo, i ministeri li dà il Signore Gesù Cristo. Amen? Amen. Tutti d'accordo? Amen. Sei d'accordo con la parola di Dio? Ed ecco che arrivò il momento culminante, no? Il momento che si doveva aspettare. E come aspettare? Un pochettino come sull'alto solaio, quando i discepoli erano riuniti per in attesa di ricevere la promessa fatta attraverso i profeti, ma fatta attraverso anche la bocca di Giovanni Battista e dalla stessa bocca di Gesù, della discesa dello Spirito Santo, la Pentecoste cristiana. Non sapevano come si sarebbe svolto, no? Voi sapete, improvvisamente si udì un suono, come di un vento forte, un vento rumoroso che soffiava, e si videro delle lingue spartite come di fuoco che si posarono sul capo dei 120 circa. E mica si aspettava come avveniva il rapimento. Eliseo non si aspettava come veniva rapito Elia, ma io credo che neanche Elia sapeva in che maniera il Signore se lo prendeva. Ed ecco che improvvisamente un carro di fuoco se lo piglia e se lo porta, e il trauma stava per avvenire, perché Eliseo, nel momento che lo vide, cominciò in un certo modo. Il dispiacere c'era, aveva perso la sua guida, aveva perso quello che lui chiamava padre, e un padre spirituale, aveva perso. Però la sua richiesta non era andata perduta, perché una macchia dal cielo scendeva qualcosa, scendeva, che scende anche su di noi questa. Scende anche su di voi, amici cari, per televisione. Man mano si vide che cos'era, un pezzo di stoffa. Questo pezzo di stoffa man mano si fece più visibile, ed era il mantello del profeta Elia. E in quel simbolo c'era la risposta di Dio. Perché nel momento stesso che Eliseo prese il mantello e se lo pose sulle sue spalle, scese l'unzione di Dio, di quell'Eliseo che abbiamo letto poc'anzi, che chiede a Dio e Dio gli risponde.
chiede a Dio e Dio gli risponde. Gloria al Signore. Mi direte, fatto ben, avete notato quante richieste ha fatto al Signore? E sono state tutte esaudite. E almeno tre richieste possiamo annotare. La prima richiesta è quella di aprire gli occhi del suo servo. La seconda è quella di chiudere quelle dei nemici e poi di riaprirle di nuovo. Tre richieste. Amen. Sono tre richieste a cui il Signore risponde. Il Signore risponde a coloro che fanno la sua volontà. Il Signore risponde a quelli che chiedono anche secondo la sua volontà. Che tante volte dice, ma io prego, sto pregando da anni, e sicuramente c'è qualcuno che lo sta pensando, sto pregando da anni e non c'è risposta, ma ti sei accertato innanzitutto che sei nella condizione precisa di saper chiedere e di poter chiedere? Eh sì, e qui c'è bisogno di dare una certa spiegazione. Perché? Perché innanzitutto per chiedere al Signore dobbiamo essere nelle condizioni di poter dire che il Signore ci riceve. Ma se hai qualcosa contro qualcuno, se hai qualcuno che per nemico e non hai perdonato, è inutile che chiedi al Signore, le risposte non arriveranno mai. È scritto molto chiaramente, lo troviamo in un'epistola tranquillamente, che prima di fare l'offerta al Signore, vatti a riconciliare con quella persona, vero o no? Ve lo dico in maniera molto pratica, gloria al nome del Signore. E allora ci sono richieste che non vengono esaudite, perché magari siamo nelle condizioni che non ci rendiamo conto che il Signore non ci può esaudire. Noi dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo avere noi stessi un cuore perdonatore e dobbiamo sapere che presentarci al Signore con delle richieste, dobbiamo avere un cuore libero, amen, libero, gloria al Signore. E poi bisogna vedere se la richiesta è nella volontà di Dio. Se gli chiedete di vincere il totocalcio, siete già nell'errore, perché il gioco non è da parte dei figli di Dio. O vincerà il bingo, perché adesso è uscito il bingo in giro. I bingo che stanno di qua, stanno di là. E voi ne conoscete qualcosa, perché molti hanno perso la fede, hanno perso quello che è la realtà, proprio per correre dietro a queste distrazioni che poi alla fine conducono un'altra volta nel mondo e nella schiavitù, mentre il Signore ci ha fatti liberi. Amen. Liberi. Amen. Liberi. Amen. Gloria al nome del Signore. Vediamo un pochino quello che è il brano che abbiamo esaminato. Quindi adesso Eliseo lo conoscono anche quelli che non lo conoscevano prima. È l'uomo di Dio che prese il mantello di Elia e aveva chiesto il doppio dell'unzione, perché e avvenne. Se voi leggete le pagine precedenti trovate immediatamente che con lo stesso mantello rifece quello che fece Elia, passò attraverso l'acqua e tutto il resto appresso, ma poi troverete tante altre e tante altre realtà di soprannaturalità. E questo stesso brano che abbiamo letto di che parla? Parla dei Siri, questo popolo, che era un popolo nemico di Israele, che ogni tanto faceva quello che non doveva fare, vero? Con le scorrerie andava per cercare di creare problemi in Israele. E notate che cosa meravigliosa. Tutti i piani del re dei Siri, tutti i suoi programmi, ma possiamo dire anche i suoi pensieri, perché poi viene evidenziato da un'espressione che abbiamo già letto, venivano comunicate al profeta, all'uomo di Dio, e l'uomo di Dio mandava dire al re di Israele, guarda, tu hai pensato di andarti ad accampare in tale luogo, tieni gli occhi aperti che lì verranno i Siri. E quando succedeva questo li trovava pronti. E poi, guarda, fa attenzione, hai pensato di farlo in quest'altro luogo? Stai attento, poni guardia, perché qui verranno i Siri. E un'altra volta, al punto tale che il re dei Siri pensò che c'erano dei traditori nel popolo. Scusatemi, ci doveva essere qualche talpa, come si dice oggi. Forse più di una talpa. Dice, come fa questo a sapere sempre quello che io voglio fare? Ma qualcuno glielo disse. Dice, guarda che in Israele c'è un uomo di Dio. Che bello, uomo di Dio. Uomo e donne di Dio, che bella espressione. Uomo e donna di Dio.
Beh, io sono gioioso, voglio essere, continuare a essere un uomo di Dio. Quanti vogliono essere uomini di Dio e donne di Dio? Uomini e donne di Dio, muovete le mani, muovete le mani. Sapete perché faccio muovere le mani? Per coprire quelli che non hanno alzato le mani. Non si sentono ancora, è la cosa più bella che possa avvenire nella vostra vita. Essere uomini e donne di Dio, al di là della religione, è una realtà spirituale, gloriosa, meravigliosa, che eleva la nostra umanità, perché appartenere a Dio, oh, mi sta arrivando quel cantico, ora appartengo a Cristo, Cristo appartiene a me, un cantico americano, now belong to Jesus, Jesus belong to me, è un cantico bellissimo. Appartenere al Signore nel senso vero, autentico, spirituale, di sottomissione volontaria, di servizio volontario e di dipendenza voluta da Lui, è la cosa più bella che c'è, perché Egli è il Re dei Re, il Signore dei Signori. Vogliamo veramente inchinarci col cuore davanti alla presenza di Dio nella persona di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen, è la cosa più bella che possa esserci. Questo re quando sente c'è un uomo di Dio che Dio gli riferisce anche le cose che tu dici nella tua camera da letto. Non c'era un posto più intimo, naturalmente la camera da letto sta a indicare il posto più intimo della sua reggia, il posto più intimo dove sicuramente le pareti non sono quelle di oggi. A quel tempo le pareti erano belle doppie, erano fatte di un certo spessore, di certi materiali. Dice quello, sa tutto. E la cosa come cambia? Cambia che in una successiva spedizione di mattina abbiamo sentito il servo di giovane età, il servitore del profeta Eliseo, esce fuori a prendere un po' di aria e rimane allibito. Cosa ha visto? Ha visto tutto l'esercito dei Siri, i cavalli, tutti pronti per... È in questa cittadina che ancora era una cittadina probabilmente di frontiera. Si avvilisce, corre dall'uomo di Dio, dal profeta, e gli dice guarda che ci sono... Ma ci sono tanti carri, cavalli, cavalieri, i Siri ci hanno circondato. L'uomo di Dio rimane tranquillo. Arriva un altro cantico. Sicura in man di Cristo. Sicura nel suo amor. L'anima mia riposa. Canti antichi, ma pieni di sostanza, canti che hanno cantato coloro nel pericolo, un pericolo più dei Siri, nelle persecuzioni, nei momenti bui della vita, nelle grosse difficoltà. Gloria al nome del Signore. L'uomo di Dio non si scompone. Signore, donaci la forza a tutti quanti di continuare in questa maniera. Se diamo spazio alla nostra umanità, si manifesta la nostra carnalità. E chi essere umano è insensibile davanti al pericolo o alla preoccupazione eccessiva, a quello che può essere un problema che sembra insolubile, a quello che può essere una montagna che non si riesce a scalare, a passare oltre? Chi di noi si può dire indenne da queste realtà di vita e di vita umana, sociale, giornaliera? Eppure il Signore ci ha dato una preghiera formidabile. È il Padre nostro, no? Che non provvede soltanto ai bisogni del nostro cibo quotidiano. E poi le promesse del Signore le abbiamo. Ma crediamo tutti alle promesse di Gesù? Crediamo veramente alle promesse?
Lo crediamo quando le attuiamo, quando le rendiamo pratiche, perché fin quando rimangono teoriche e le diciamo con le labbra non hanno nessun valore. Il valore è acquisibile soltanto nel momento in cui quelle promesse le reclamiamo a noi stessi e rimaniamo stabili, non ondeggiamo, non cadiamo, rimaniamo all'impiedi sapendo in chi abbiamo creduto e sapendo che colui nel quale abbiamo creduto è il Signore dei Signori, è il Dio della gloria, è l'Onnipotente, sicura in mano di Cristo. Ma vogliamo dire sicuri nella mano di Dio? Ci sono venuti già momenti tanto difficili, li abbiamo passati tanti momenti che noi poi in modo più moderno rassomigliamo a delle grotte, a dei tunnel. Passiamo per i tunnel, però grazie al Signore poi vediamo che miracolosamente, anche senza rendercene conto, Egli ci tira fuori, invocami nel giorno della distretta, io ti tirerò fuori e tu mi glorificherai, dice il Signore nella sua parola. Amen. Amen. Ecco, io credo, vedete, la parola di Dio serve proprio per rianimarci, per acquistare fede. Ecco perché noi diciamo, perché è scritto che la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Perché attraverso la parola, noi ricevendo questa parola, gli esempi di coloro che ci hanno preceduti, noi realizziamo e realizziamo la medesima fede, perché quelli erano uomini come noi, non erano migliori di noi. Dio ha scelto Eliseo, Dio ha scelto Elia, ma Dio ha scelto anche ognuno di voi. Ognuno di noi. Amen. E tanti altri saranno scelti. Amen. Saranno? Amen. Se lo vogliono, sì. Amen. Dipende dalla volontà. Amen. Amen. Gloria al Signore. E dunque questo giovane è tutto impaurito, corre dicendo, portando la cattiva notizia, e vede che il profeta non si scompone. Anzi, fa una preghiera, una solenne preghiera, come il fariseo. Io ti prego, sì, pieno di salamalecchie e di cose inutili. Da quello che abbiamo letto dice soltanto poche parole. Il Signore non ha bisogno di moltitudine di parole. Il Signore riceve già quello che è nel nostro. Nel vostro. Nel vostro. Nel vostro. Nel vostro. Prega, dice. Oh Dio, apri gli occhi al mio servitore. E il servitore esce fuori per vedere che sta succedendo e ritorna ancora più, possiamo dire, è citato di prima. Ecco, trovate la parola. Ma io ho visto carri di fuoco, ho visto cavalieri, i nostri sono molto più dei loro. I nostri sono molto più dei loro. E secondo voi sono cambiate le cose? Non è scritto che Dio accampa gli angeli intorno di noi? È scritto in questa parola, in questa maniera? È simpatica la dottrina dell'angelo custode. È una cosa bellina, l'angioletto che sta vicino. Ma io credo di più ai tanti angeli che il Signore accampa intorno di noi. E non quell'angioletto che è attaccato alla mia vita e continuamente deve subire le mie angherie. O le vostre. Io credo invece che il Signore accampa gli angeli a protezione. In questo momento chissà quanti angeli. C'è qualcuno che dice, ma io li vorrei vedere, aspetta che faccio la preghiera di Eliseo. Magari dico al Signore in questo momento, e chissà che qualche volta non possa succedere. Nulla è impossibile a chi crede. Nulla è impossibile a chi crede. E io posso, che noi lo sappiamo, un momento all'altro, Signore apri gli occhi. E dovreste dire una parola, sono più di noi, sono molto più di noi, ma sono gli angeli, spiriti ministratori che Dio ha messo al nostro servizio. Pensate, è l'umiltà di questi spiriti
che sono al nostro servizio. Sì, ci sono anche quelli del male, neanche nella Chiesa, ma con la presenza di Dio se ne stanno ai bordi, cercano di penetrare in qualche mente, di distrarre, di far pensare a qualche cosa di fuori che non serve a niente, a distrarre la comunione. Noi siamo coperti dal sangue di Gesù e abbiamo autorità anche contro questi spiriti, sì o no? Non siete d'accordo? Brutto amen, sì. Io sono tre volte d'accordo. Siete d'accordo? Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Lo abbiamo sottoposto e sottomessi nel nome di Gesù. Non dobbiamo essere timorosi, non dobbiamo avere paura. Gloria a Dio. Questa è parola di Dio. Ma la fede va esercitata, fratelli, sì o no? È vero, dice, io non vedo Dio, io non vedo gli angeli. Ma io credo in Dio. E io credo nella parola di Dio. E Dio mi ha detto che mi ha accampato gli angeli intorno di me. Sapeste quante testimonianze potrei raccontarvi? Quanti campati pericoli proprio alla vita umana che il Signore tante volte non ha permesso, e a volte gli angeli si sono resi visibili, il Signore lo ha permesso per far scappare i malintenzionati. Non vi credete che anche nella mia vita non c'è stato qualcuno che avrebbe voluto farmi del male? Il Signore mi ha sempre guardato, riguarda un po' i tempi passati, dove la non conoscenza a livello locale. Quante volte erano venute persone, perché? Perché pensavano in certo qual modo che io avessi agito sulla mente di qualche figlio, che io avessi manipolato. Non manipoliamo proprio nessuno, noi predichiamo la parola di Dio, quella che è. Abbiamo corso, ma il Signore ci ha sempre guardato. Il Signore ci guarda. Il Signore ci guarda. Il Signore guarda solo quelli che dicono amen. Perché quelli che non dicono amen non hanno fede. Ci guarda? Egli non dorme e non sonnecchia. È un termine antico che troviamo nella parola di Dio. Gloria al Signore. Beh, cosa avviene, fratelli miei? Fratelli, il ragazzo è così contento. Ma questi sono venuti per chi? Sono venuti per prendere l'uomo di Dio. Soprattutto alla ricerca dell'uomo di Dio. Quell'uomo che rivela al re di Israele tutti i piani, di questo re. E allora lo devono prendere, perché anche quello non può parlare nemmeno capo da letto, che lo sa. E allora si presenta lui stesso. Guardate che è fortissimo. Questo brano è meraviglioso. Perché chi prima chiede al Signore che gli chiuda gli occhi, ma non gli chiude gli occhi nel senso di renderli completamente ciechi, di non fargli vedere. Sapete quanta gente guarda ma non vede? I primi siamo noi tante volte. Oh, io ti ho incontrato con la macchina. Oh, non ti ho visto. È l'espressione che facciamo, no? Quanti succede? Io ti ho salutato, ma tu non mi hai risposto. Che c'hai contro di me? Niente, non ti ho visto. Vi capita qualche volta? Vi capita più di qualche volta? Quello di poter guardare e di non vedere. Beh, questo è un fatto di carattere di distrazione. Ma lì c'è stata una preghiera. Signore, chiudi gli occhi a queste persone. E lui si presenta e dice, ma guardate che voi state in un posto sbagliato. Ma vi accompagno io. È l'uomo che va da loro. È l'uomo di Dio che va da loro. Meraviglioso questo passo della scrittura che fa parte poi della storia di Israele, quindi ha delle basi chiare, precise, a parte la nostra fede, ma è anche una realtà storica, gloria al Signore. E li prende e li porta man mano, se li porta. Dove li porta? Li porta dove c'era l'esercito del re di Israele, li porta in quel luogo e li fa un'altra preghiera. Signore, facci realizzare le preghiere anche di Eliseo. Prega, subito risposta. Come piacerebbe a tutti quanti così, vero? Tutti piacerebbe questo? Preghiamo e subito la risposta. Però il Signore non vuole viziare i propri figli. Poi ci abitueremo un po' troppo male. Se è tardo, aspettami. C'è il tempo di Dio. In ogni cosa c'è il tempo di Dio. E siccome noi siamo il tempio di Dio, dobbiamo anche pazientare e aspettare il tempo di Dio. Amen.
Ed ecco che arrivano in questa realtà, l'esercito è davanti, e Eliseo prega un'altra volta: Signore, apri gli occhi di questo popolo, di questo esercito. Chissà che hanno pensato. Oh mamma mia, siamo finiti. Siamo finiti in un'imboscata terribile. Come abbiamo fatto a non accorgersi? Voi pensate quanti pensieri hanno potuto fare quegli uomini umanamente? Dice, ma come ci siamo trovati? Come ci troviamo in questa condizione? E allora il re di Israele prende subito l'iniziativa e fa due volte la stessa domanda. Padre mio, devo ucciderli? Padre mio, devo ucciderli? Se Eliseo avesse detto sì, cosa avrebbero fatto? Li avrebbero uccisi. Ma c'è l'esempio che noi troviamo in un salmo e lo troviamo anche in un altro passo della scrittura. Fai del bene al tuo nemico, perché sarà come l'equivalente di accendergli dei carboni accesi sul suo capo. L'amore vale più della vendetta. Il perdono. Oh, sembra così difficile, ma è difficile umanamente, carnalmente è difficile perdonare offese, è difficile perdonare degli torti subiti, è difficile far rimarginare ferite che sanguinano per cose passate che però non sono mai state rinchiuse. È difficile, umanamente forse è impossibile. Ma dal momento in cui abbiamo ricevuto la nuova nascita, dal momento in cui abbiamo ricevuto il perdono cosciente dei nostri peccati attraverso il sangue di Cristo e l'amore di Dio, e allora il Signore ci dà spiritualmente la forza di perdonare coloro che ci hanno offesi. E io credo, come cristiani oggi, nessuno è nemico per noi, non abbiamo nemici. Come nemico intendiamo solo il maligno, il diavolo e le sue schiere. Abbiamo chi ci ha offeso, abbiamo una persona che è stata usata magari da Satana per offenderci, persone oppure che abbiamo avuto dei rapporti passati, ma prima cosa deve venire il perdono, perché egli ha perdonato noi, dobbiamo perdonare gli altri, e la forza del perdono è una forza come una bomba, più di una bomba atomica, è la forza del perdono. Vi sentite perdonati tutti da Cristo? Amen. Lavati col sangue di Gesù? Amen. Vogliamo ringraziare Dio. Vi ricordo ancora Giovanni 3,16, che Dio ha tanto amato il mondo. Ditelo forte, che ha mandato l'unigenito suo figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Alleluia. È la forza del perdono. È la forza del perdono, vero? E in quel momento cosa risponde Eliseo? No. Che cosa faresti tu? Se tu l'avessi fatto con i tuoi archi, le tue lance, le tue frecce, cosa avresti fatto? Era un esercito, erano tante persone. Dice, no, non devi ucciderli. Dagli da mangiare. Falli mangiare, poi rimandali. Guardate che saggezza. Cosa sarebbe successo, ipoteticamente, se Eliseo avesse detto uccidili? L'avrebbero ucciso. Ma non sarebbe venuto un altro esercito? E sarebbe venuto ancora un altro esercito per vendicarli? E ancora un altro esercito? La vendetta è un'arma terribile. La vendetta equivale all'odio. La vendetta equivale all'odio. Sono i più brutti sentimenti dell'inferno. E invece dateli da mangiare e poi rimandateli. Immaginate la confusione di questi soldati, i quali improvvisamente si trovano che nessuno gli fa del male, anzi il re prepara un grosso banchetto con grossi pezzi di pane di quei tempi, immaginatevi. La loro paura, erano impauriti perché la loro vita
era nelle mani di quell'esercito, alla parola del profeta, ai comandi di quel re, ma d'altronde quel re doveva stare sottoposto al profeta, perché se aveva avuto tante vittorie, aveva avuto in virtù del Signore che aveva usato il suo uomo. Alleluia! Perché Eliseo era l'uomo di Dio. Loro erano il popolo di Dio, ma Eliseo era l'uomo di Dio. Gloria al Signore! Quanto è importante che possiamo essere uomini e donne di Dio. La nostra preghiera può avere un grande valore davanti al Signore. Molto può. Continuatelo questo verso. Molto può la preghiera dei santi fatta con efficacia. E voglio dire a qualcuno, perché quando sentono santi pensano sempre a quelli del calendario. La parola santo, e lo dico forse per l'ennesima volta, lo ripeterò fino a quando avrò la forza nella mia bocca, la parola santo non si applica ai beati, il processo, beatificazione, poi vengono nei calendari o fuori dal calendario. Santo, biblicamente, significa separato dal mondo, appartato a Dio. Amen. E se ne volete una riprova, tutte quasi le epistole salutano i fedeli della Chiesa dicendo ai santi che sono in Corinto, ai santi che sono in... e tutte le parti che trovate, ai santi che sono in Aversa, ai santi che sono in Aversa, ai santi che sono a Melbourne in Australia, ai santi che sono in Africa, grazie a Dio ci sono da tutte le parti, i figli di Dio, le nuove creature in Cristo, giustificati per fede, resi giusti per fede, che camminano nelle vie del Signore, che camminano spiritualmente nelle vie del Signore, che camminate spiritualmente nelle vie del Signore. Gloria al nome di Dio. Beh, a questo punto immaginate, mangiarono, furono liberi, ritornarono e le scorrerie dei siri non ci furono più, non tornarono più a disturbare Israele. Perché? Perché certamente i capi, i soldati hanno riferito, ci potevano massacrare, ci potevano uccidere, potevano distruggerci, e invece non solo ci hanno lasciati in vita, ma ci hanno trattati da gentiluomini, ci hanno dato da mangiare e da bere, ci hanno trattati in una maniera incredibile, perché lì c'è l'uomo di Dio. C'era un uomo di Dio. In mezzo di noi c'è Dio. C'è Dio. Dio c'è. Dio c'è. Dio c'è in spirito e verità. Amen. Vogliamo essere uomini e donne di Dio. E la conclusione è questa, fratelli miei, a cui mi accingo. Siamo gioiosi. Rimaniamo tranquilli. Nei momenti di difficoltà, la tempesta, non temere, resta tranquillo. Il cantico l'ho cambiato, dice il cantico Gesù verrà, io dico Gesù è già qua, Gesù è già qua. E se ancora in questo momento per qualcuno, ma è Gesù, Gesù, Gesù è la porta del tuo cuore, credilo, non c'è bisogno di un luogo specifico. Dio ti raggiunge in ogni luogo, egli è spirito, alleluia. Quante volte qualcuno dice, ma anche davanti allo schermo televisivo questa predica, sì, in qualsiasi momento basta il tuo cuore, è rivolto al Signore, egli è l'onnipresente ed è presente dove egli gradisce. Uno, due, impara a perdonare, fate sempre del bene, mai la vendetta. Questo è nella perfetta volontà di Dio. Come siamo stati perdonati, sappiamo perdonare. Perché in dono abbiamo ricevuto, in dono vogliamo dare. Voglio invitarvi ad alzarvi. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria al Signore. Diamo gloria a Dio in questo momento. È un momento speciale, perché è il momento della preghiera. E soprattutto la preghiera per quelli che non sono nella sala. Gloria al Signore.
Chiniamo il nostro capo. Padre, veniamo a te nel nome di Gesù. Vogliamo glorificarti per la fede che abbiamo ricevuto attraverso la tua parola. Quella fede che ci fa essere tranquilli anche quando umanamente non lo potremmo essere. Che ci dà coraggio nei momenti in cui umanamente avremmo paura. Che ci fa attraversare anche la valle dell'ombra della morte. Non temendo alcun male, perché tu sei con noi, Signore. Ti prego, Padre, benedici quanti hanno ricevuto la tua parola ancora in questo momento. Ovunque, Signore, nelle case, qualche locale pubblico, ancora chi è nelle prigioni. Benedici, Signore, negli ospedali, ovunque essi si trovano, intervieni potentemente e che le preghiere di Eliseo possano essere di stimolo alle nostre preghiere per riceverne esaudimento quando veniamo a te nel nome e per i meriti di Gesù Cristo il Signore, il benedetto in eterno. Santo, tu sei santo.
tu sei santo, santo, tu sei santo, santo Spirito, riempimi, tu sei santo, santo, tu sei.